Bene, eccoci qua al terzo episodio della serie della AVBMV di su BMG Drive. Allora, cosa dovremmo fare? Questa sera, nel gioco ovviamente, ci aspetterà un raduno tuning ed una gara. Però prima di andare effettivamente al raduno, dobbiamo fare delle cose. Allora, nel primo episodio, quello che avevo fatto un anno fa, io mi sono accorto che non ho modificato la marmitta come nella vera AVBMV. Ovvero, cosa c'è nella vera AVBMV? C'è la marmitta originale, però ha tre fori. Quindi, quando diciamo, quando metto la fascetta davanti fuori, è come se fosse la marmitta normale, giustamente. Ma quando la sposto, sembra proprio una marmitta truccata. Fa più rumore, praticamente. Diciamo, un po' una poverata per ottenere un miro suono. Però funzionante. Allora, quindi, qua, essenzialmente, cosa andremo a fare? Andremo a togliere la marmitta proprio, la andremo a levare. Quindi dobbiamo andare nelle impostazioni del motore, ovvero qua, e andare dov'è? E andare exhaust qui, vedete? La marmitta adesso qua è già accesa. Possiamo, allora, io qua in realtà ho due opzioni. Se metto la tuned non mi cambia poi così tanto. Vedete, quindi metto proprio la tolgo completamente, che secondo me si avvicina già più al suono originale. Quindi adesso un'altra cosa che volevo fare era cambiargli la targa, perché si può anche. Aspettate un attimo, va, che la spengo, che fa un casino allucinante. Allora, dobbiamo modificare leggerissimamente il colore, perché è proprio un nero. Però non deve essere proprio nero così. Però adesso, giustamente, sera, dovremmo andare. Facciamo una cosa, però non possiamo andare a dipingere nelle case degli altri. Allora facciamo una cosa, spostiamoci giusto per vedere. Spostiamoci un attimo. Ok, non partiva, non so il perché. Allora, andiamo un attimo al sole da qualche parte, vedi, però qua in contromano siamo. Facciamo così. A parte che non vedo l'ombra di una macchina, quindi meglio per ora. Allora, mettiamoci un attimo qua dentro questo vicino. Tiriamo il freno a mano con la freccia. Ok. E spegniamo. Allora, il colore deve essere un po' più sul grigiastro. Vediamo se riesco a farlo. Allora, proviamoci. Deve essere una cosa un po' più chiara. Non proprio nero così, ma tipo una cosa così, vedete? Già così è simile. E per finire, io recentemente, diciamo, da un paio di mesi, io ho anche aggiornato le sospensioni. Sì, sono sempre quella ghiera, quelle Eibach, va bene, però le volevo un po' più rigide. Adesso non so se effettivamente c'è un altro livello di sospensione, magari, rispetto a quello che avevo messo l'anno scorso. Io avevo messo quelle sport, però proviamo a mettere quelle lì del race, così
Penso che si abbassa un pochino, ok. Qua me l'ha riaccesa però. Mettiamo le race. E anche dietro. Quindi facciamo un lieve aggiornamento, ecco, anche delle sospensioni, come abbiamo fatto nella realtà più o meno. Bene ragazzi, dopo questi piccoli aggiornamenti che dovevano essere fatti proprio, ci vediamo stasera, aspetteremo che cala la sera per andare effettivamente a questo raduno. Vediamo cosa succederà. Bene ragazzi, siamo in rotta verso questo raduno. Vediamo effettivamente, adesso è proprio notte e si vede pochissimo, però dovremmo essere quasi arrivati. Allora, il paesino dovrebbe essere qua. Mettiamo la freccia. Comunque non vedo l'ombra di un'auto proprio. È tutto vuoto. Là vedo qualcosa. Forse ci siamo ragazzi. Siamo arrivati al famoso raduno. Vedo già un'altra BMW. Là vedo una macchina simile alla Dodge. Guardate lì cosa c'è. Siamo arrivati ragazzi. Allora facciamo una cosa. Visto che non c'è nessuno, io direi di parcheggiare qua e andiamo a vedere che macchine ci sono. Vediamo, dai. Quella è un'altra simile, diciamo, molto truccata, molto. Questa è quella di Toretto col motore di fuori, tra un po'. Qua abbiamo una supercar. Poi qua abbiamo la nostra 500 vecchissima, tutta moddata. No, questa qua dovrebbe essere l'Abarth, tipo una sorta di Abarth. Questa qua gli manca il pezzo davanti. Qua si vede già l'intercooler. Questa qua è un po' misteriosa, ha delle luci così. Ma macchina è. Però non si vede neanche tanto bene. Poi qua c'è una, non si capisce bene, sembra una 600 grande, ma non è una 600. Questa è un'auto giapponese. Una Toyota, ma questa è la Toyota MK3. Può essere. Però i fari Toyota Super. Toyota Supra, sì, allora è l'MK3. Questa qua è un'altra, guardate gli interni proprio. Altro che i driftoni con quello mi sa che il freno a mano. Il freno a mano da race, da drift proprio. Questa è un'altra. Diciamo che sono tutte qua. Però adesso vediamo, dai, parlo un po' con loro e vediamo cosa si può fare questa notte. Allora ragazzi, qua abbiamo deciso che torniamo tutti a casa e praticamente facciamo la stessa strada a tutti, che in teoria dovrebbero seguirmi. Vediamo se mi seguono. Dai, andiamo tutti. Vediamo. Mizzega. Magari aspettiamo anche gli altri che si girino. Guardate, tutti che mi stanno seguendo. Tanto in teoria per le strade non dovrebbe esserci nessuno. Allora qua dovremmo tornare a casa facendo il pezzo d'autostrada dopo. Vedete, sono tutti là che stanno arrivando questi. Dai, adesso testiamo. Oh vabbè, loro stanno dietro. Loro sono dietro. Però adesso dobbiamo un po' testare le modifiche che gli abbiamo fatto, ovvero la turbina, cioè fino a quanto va, la marmitta tolta, le nuove sospensioni un po' più basse.
Però su queste stadine non si può tirare, quindi dobbiamo andare proprio nel punto della strada del ritorno. Intanto vediamo se loro sono dietro. Sì, no, loro stanno... sono dietro, che sono un po' lentucce, però ci stanno seguendo, dai. Beh, per adesso sono strade stradine, però è sempre una la via principale. Dobbiamo cercare di spingere più i giri. Dovremmo fare una piccola sosta per vedere in che punto di mappa siamo. Allora, facciamo così. Sostiamo un attimo. Magari aspettiamo anche gli altri e vediamo dove siamo. Allora, vediamo. Per ora siamo qua, vedete. Dovremmo arrivare in questo punto, superando il tunnel, e poi qua tirare effettivamente, prima di girare per andare a casa. Quindi, semmai non giriamo, tiriamo dritto e poi semmai giriamo dopo. Vediamo, dai. Madonna che saltelli. Più o meno, cioè, il chilometraggio dovrebbe essere veritiero. Vabbè, contate che c'è la turbina, come tecnicamente doveva essere quella vera, però non è stata fatta questa cosa. Ok, il tunnel. Adesso scaliamo marcia e cerchiamo di spingere il più possibile. Mamma mia, se c'è una curva. Ho dovuto frenare perché... non vedo la strada, io freno. Se no qua finisce male, io freno. Non ho proprio visto a quanto stavo andando. Adesso dovremo fare il giro della strada e tornare indietro. Allora, provo a accostare un attimo nella corsia d'emergenza. Gli altri non so dove sono finiti. Ma guardate, sono ancora qua. Ah, l'unica... vabbè. Questa sì che era abbastanza potente. Allora, ok, qua dobbiamo fare un bel girone per arrivare a casa. Mannaggia. Ragazzi, mi sa che ci hanno beccato. Ragazzi, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare, ho sentito le sirene. Madonna, la polizia, la polizia. Dobbiamo scappare. Dobbiamo seminarli e arrivare a casa senza farci vedere. Mamma mia, se qua vado a sbattere succede un casino pazzesco. Mamma mia, cosa fa questo? Altra polizia. Devo frenare, sto andando velocissimo, sto rischiando grosso. Mamma mia. La nostra uscita! Porco Giuda! Ci hanno visto. Ragazzi, forse siamo riusciti a seminarli. Forse. Siamo quasi arrivati a casa, non vedo l'ora di arrivare. Cazzo, lo stop ho sbagliato. Siamo quasi arrivati. Dai che siamo arrivati, siamo qua. Mamma mia. Cioè, ce le avevamo alle costole, abbiamo arrischiato abbastanza, eh. Bene, dai, entro così perché basta che non
un impalo, appunto. Di così non si può impalare. Devo arrivare a casa. Vabbè, siamo arrivati ormai, ragazzi. Siamo fuori pericolo. Non sale e c'è qualcosa che non va. Bene, spegniamo tutto. Luci, macchina. Ho sbagliato. Entriamo a casa. Bene ragazzi, per questo video è tutto, che non si vede più niente, siamo tornati a casa. E quindi arrivederci al prossimo episodio. Sta succedendo qualcosa.